questo documento, è tutto scritto, abbiamo, diciamo, pagina 27, sono tutte numerate, trovate tutto, vi abbiamo mandato copie che sono copie individuabili sul sito del Ministero, che insomma non è facile accedere a questo sito, ma soprattutto è raro che qualcuno, e non è mai stato fatto dalle forze politiche, che qualcuno studi i documenti e si muova a riguardo di queste problematicità qua. Tra l'altro vi faccio rilevare un'altra cosa estremamente inquietante. Uno è l'aspetto della clamorosa presa in giro di tutto questo territorio che non possiamo più tollerare. A parte il fatto che grazie all'intervento mio di Matteo Martinelli, dopo 15 anni sappiamo chi deve fare il progetto di bonifica, perché non si sapeva fino a poco tempo fa se lo dovesse fare l'autorità idrica toscana o Invitalia. Ci siamo mossi, ci siamo interessati anche con atti regionali e a distanza di 15 anni sappiamo che il progetto di bonifica lo deve fare Invitalia, Sogesit, chiedo scusa, che comunque fa Sogesit. Il punto è anche sotto un profilo, ci sono altri due criticità. Il primo è quello economico, no? Ci sono due grandi aree di spesa su questo territorio. Si stima che l'intera bonifica ammonti a circa 150 milioni di euro per mettere in sicurezza i siti di inquinamento nazionale di Massa Carrara, è una stima molto a ribasso, noi osiamo dire, soprattutto quando abbiamo dovuto quantificare la spesa per il depuratore che doveva raccogliere le acque messe in sicurezza dell'area, si stima una cifra di circa 34 milioni di euro, si è stimato. L'ultimo documento della Regione parla di uno stanziamento di 3 milioni di euro a fronte di una richiesta per la depurazione delle acque di 34 milioni di euro. E questi 3 milioni di euro per l'area di Carrara riguardano solo per un terzo, se non sbaglio, e riguardano solo la parte di Viale da Verrazzano. Non sono nella progettazione 3 milioni? Certo, c'è anche la progettazione, c'è la messa in sicurezza dell'area a fronte ex Colonia Torino, perché lì hanno già fatto le indagini conoscitive, devono riandare giù di un metro, ma sappiamo di per certo che c'è l'amianto, quindi non c'è nulla da scoprire, c'è solo da mettere in sicurezza e bonificare. Quindi la presa in giro, innanzitutto il silenzio su questa cosa. Nell'area ex Sindar di Avenza c'è l'inquinamento atmosferico causato da vapori tossici. Noi abbiamo protocollato un'interrogazione, una mozione, intanto per capirci di più che cosa c'è lì sotto, a questo punto ce lo devono dire. E poi perché le cose si fanno e si muovono solo se c'è un interessamento del Movimento 5 Stelle? Vi do un'altra notizia. Nel documento della conferenza dei servizi si parla di un sopralluogo ARPAT che avrebbero dovuto fare, quindi conferenza dei servizi 21 luglio, si parla di un impegno di ARPAT con l'azienda per verificare lo stato di impermeabilizzazione del terreno. Anche perché si scrive nero su bianco che prima ancora di fare la bonifica quell'area lì deve essere messa in sicurezza, quindi si parla proprio di una vera e propria impermeabilizzazione, e loro usano il termine capping, cioè la copertura. Bene, non era noto, non si sapeva da nessuna parte formalmente quando ARPAT avesse fatto questo sopralluogo. Ci hanno comunicato che l'hanno fatto il 10 maggio a voce, abbiamo chiesto un verbale di questo sopralluogo, questo verbale stamattina era assente. 10 maggio 2017, ARPAT ha fatto il sopralluogo nell'area ex Sindia per verificare lo stato di impermeabilizzazione dei suoli, e quindi collegandomi al discorso delle esalazioni dei vapori tossici. Bene, ci hanno prima comunicato che avevano fatto un verbale a voce, poi ci hanno comunicato che hanno fatto un verbale scritto a penna, oggi ci hanno fatto avere... Questo a che distanza? A distanza di qualche ora, perché fino a stamattina non c'era nulla. Ok, questa è la verità, fino a stamattina non c'era un documento ufficiale del verbale del sopralluogo ARPAT. Ci siamo mossi noi e un'ora fa è arrivato il verbale con la data di protocollo di ieri, e ve lo faccio avere, dove ARPAT certifica che l'area ha bisogno di essere messa in sicurezza, perché ci sono delle parti non coperte, non impermeabilizzate, dove non è presente il famoso capping, e questo è inaccettabile. È inaccettabile che ci dobbiamo muovere noi, che nessuno si muova, che il sindaco non abbia mai fatto nulla, il sindaco è il primo responsabile della salute, ma nemmeno la regione ha fatto nulla. Non solo era assente la conferenza del 21 luglio decisoria al ministero, regione governata dal Partito Democratico, non solo era assente, ma nessuno ha mosso un dito, né l'assessore né il presidente Rossi, e questo è gravissimo. Sono documenti pubblici, leggibili a tutti, poi vi faremo avere in rete anche la copia in formato elettronico. Quindi chiudo il mio intervento dicendo: siamo stanchi di questa cosa, abbiamo bisogno di una forza politica con le mani libere che
con molto coraggio affronti queste questioni, racconti la verità ai cittadini. Hanno devastato un territorio, vogliamo sapere tutta la verità, vogliamo sapere che cosa c'è lì sotto, quanti soldi servono, quanto tempo ci vuole per mettere in sicurezza l'area, e vogliamo, ed è per questo che abbiamo presentato una mozione, un tavolo dove vengono convocati gli assessori e i sindaci del territorio affinché ci sia un'osservazione puntuale sullo stato avanzamento dei lavori. Noi chiediamo un osservatorio regionale sui SIN e sui SIR di tutta la regione, in particolare su quello di Massa Carrara, perché è inaccettabile che una data, per dirvene una, a parte 15 anni per attendere chi deve fare il progetto di bonifica, ma hanno fatto la conferenza dei servizi a Roma il 21 luglio, ma è possibile che ARPAT sia andata a fare il sopralluogo a maggio? Ma è accettabile questa tempistica? Per noi non è accettabile. Ma se il 21 luglio dell'anno scorso loro parlano di presenza di concentrazioni tossiche, eccetera, eccetera, ma se il sopralluogo l'ha fatto ora, queste analisi qui da dove vengono? Non l'ha fatte là? Sono due cose diverse. Qua accertano che c'è un inquinamento atmosferico dovuto a un'esalazione di vapori tossici. ISPRA, ARPAT, è nel verbale della conferenza dei servizi, sì, firmato da tutti. L'ARPAT sì. Per quella cosa sì, hanno accertato un inquinamento atmosferico. Poi ARPAT doveva fare un sopralluogo per verificare lo stato dell'area, di copertura dell'area. Un sopralluogo in esame finalizzato alla verifica e l'eventuale ripristino dell'integrità della pavimentazione esistente e a provvedere di idonea copertura per le aree non pavimentate, riportate nella tavola 21 dell'elaborato in esame. Pagina 5, lo trovate negli allegati che vi ho mandato. E questo è gravissimo che la conferenza dei servizi il 21 luglio e ARPAT va a fare il sopralluogo il 10 maggio, così ci hanno detto, e che solo oggi, grazie all'interessamento del Movimento 5 Stelle, solo oggi abbiamo il verbale di ARPAT. Quindi ci chiediamo, ma quando mai il sindaco pavimenterà questa zona? Io, come cittadino di Carrara, come persona che ha scelto di vivere qua, pretendo che innanzitutto il sindaco si muova come primo responsabile della salute e poi che tutta la politica faccia qualcosa. In questi anni non hanno fatto nulla. Questi piccoli risultati si ottengono perché siamo noi che stressiamo gli uffici, e vi darò copia del verbale di ARPAT che è datato 5 giugno, 5, ci hanno messo la data di ieri, è gravissimo. Scusa Giacomo, ma per capire tecnicamente, non può essere stato un passo successivo e diverso da quello che era richiesto per la conferenza dei servizi? Cioè, voglio dire, non, però sai che le indagini vanno avanti nel tempo e era stretto. Cioè, secondo te è strettamente collegato. Il 21 luglio si certifica nero su bianco, okay, viene verbalizzato con questo documento che vi ho fatto vedere, okay, che c'è un inquinamento atmosferico, okay, con evaporazione. E qui invece però parlano del capping, che sono correlati. Perché però loro dicono, prima di bonificare, okay, di bonificare la fonte di inquinamento, me la devi mettere in sicurezza, perché c'è un valore di presenza cancerogeno con limiti non più accettabili, ci scrivono così. Luogo del 5 giugno quando non è stato fatto. Noi dobbiamo prendere per vero quello che dicono. Loro dicono 10 maggio. L'ARPAT ci dice a voce 10 maggio. 5 maggio. E lo verbalizzano 5 giugno oggi, perché ci siamo mossi noi. Quindi il problema è che sono andati, non hanno verbalizzato, non sono andati. O che lo dovevano fare prima della conferenza? Allora, secondo noi la conferenza dei servizi si fa il 21 luglio, esce il documento ufficiale. L'ARPAT entro 15 giorni doveva andare a fare il sopralluogo. Perfetto, ok? L'ARPAT non va entro 15 giorni, un sindaco 5 Stelle avrebbe fatto dei ordinanze verbali, telefonate, protocolli. È inaccettabile che nessuno abbia fatto nulla. Perché entro 15 giorni? Ma sto inventando una data, per me il giorno dopo, ma gli do un tempo tecnico. Hanno i dipendenti distribuiti per il territorio, non ce la fanno. Noi pensiamo che dal 21 luglio dell'anno scorso, se veramente la conferenza dei servizi, la riunione successiva per il protocollo d'intesa è stata fatta 15 giorni fa, ci sta anche. Ma c'è ragione, ma è grave. Ma per lei è accettabile, per te cittadina, è accettabile che dal 21 luglio facciano un protocollo d'intesa a giugno, sotto elezioni? Non è accettabile. Abbiamo perso troppo tempo. Non dimentichiamo che questo documento che dell'ARPAT, che è un'audizione presso la prefettura di Livorno di febbraio, l'ARPAT stesso dice, questo è relativo al SIN in generale, dice la presenza di inquinanti nell'ambiente e di ritardi negli interventi di bonifica causano un problema ambientale, ma anche e soprattutto evidenti danni alla salute.
lo dice in un suo documento ARPAT. E più avanti, scusa, dice: riteniamo urgente concludere gli iter istruttori, siamo ancora all'istruttoria, al momento ancora in corso, e sono nelle ultime 15-17. Completare le indagini mancanti, quindi addirittura siamo ancora a non solo a completare l'iter, ma addirittura c'è ancora da completare le indagini, e soprattutto attuare concretamente gli interventi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque di falda. Cioè, anche l'ARPAT dice espressamente che finché non si va materialmente, concretamente a intervenire sulla rimozione del problema, ovviamente persisterà quello che diceva prima, i danni alla salute. Su questo il sindaco non quindi può. Quindi non hanno agito in controtendenza con loro stessi, hanno affermato? No, diciamo che già l'ARPAT a febbraio dice che il sindaco si deve muovere perché c'è un danno alla salute. Cioè, nel momento in cui il sindaco è la prima autorità sanitaria del comune, c'è poco da fare. Tecnicamente volevo capire, dal terreno ci sono esalazioni di veleni, di che genere? Leggiamo la frase insieme. Confermano la presenza di un percorso attivo di migrazione di vapori dai suoli e o dalle acque sotterranee contaminati. Questo è a verbale, lo scrivono loro. È a pagina 27, farete tutto. Al secondo punto, all'osservazione 10. Giusto, scusami, pagina 27. Questo qui, guarda. È il verbale della conferenza istruttoria. È l'osservazione 10. Anzi, scusate, osservazione 11. Determina valori di rischio cancerogeno. Tra l'altro è uscita un'indagine sul rischio, diciamo, sui livelli di mortalità per cancro, che ci vede a livelli superiori alla media nazionale per tumori infantili e giovanili, quindi verosimilmente per soggetti che non sono stati direttamente coinvolti nelle elaborazioni dell'epoca. Quindi la cosa è ancora più preoccupante, uno perché tocca le nuove generazioni, due perché sembrerebbe svincolata da quella che era la fase produttiva, che in quel momento poteva avere un senso. Se oggi abbiamo ancora questa situazione, vuol dire che a quanto pare non necessariamente da questo sito, però qualcosa a livello locale. Che indagine lo ricordi? E l'indagine l'ha segnalata il consigliere del Movimento 5 Stelle. Abbiamo fatto ieri un comunicato stampa, si cita il documento, ora ve lo faccio vedere. Ah, quello di ieri, sì. Ok, perfetto. Il nostro Andrea Quartini, membro della Commissione Sanità. È un medico e quindi è direttamente, diciamo, a conoscenza e comunque sa di cosa stiamo parlando in questo senso. Va bene, io direi che insomma questo è quanto, caro sindaco. Io avevo ragione quando dicevo, parlavo di Cobo Nero, no? Mi sono perso un attimo una cosa. Quando alludeva all'ultimo comunicato della regione che parlava di uno stanziamento di 3 milioni di euro, sì, destinati precisamente a Viale da Verrazzano, area residenziale Stadio Tinelli, area residenziale. Ce l'abbiamo anche questo? Sì. Però questi sono, diciamo, due terzi per il comune di Massa, okay, e un terzo per il comune di Carrara, perfetto, tanto per capirci. Quindi briciole. Per Carrara è l'area residenziale Viale da Verrazzano, anche qua solo per fare il progetto di bonifica. Quello che è venuto fuori dall'ultimo incontro di Roma, no? Sì. Della parte del programma. Bene, se non ci sono altre domande vi ringrazio. L'unica cosa che ti manca nelle cartelline è il verbale di sopralluogo ambientale, quello dell'ARPAT che diceva, sì, che hanno mandato stamani con data di ieri, che loro dicono.